Ciao a tutti, oggi vi mostreremo il lavoro dei sindaci 5 Stelle. Vedrete come un cittadino onesto e competente può amministrare un comune nell'interesse dei cittadini come lui. A Pietraversia, provincia di Enna, il nostro sindaco Antonio Bevilacqua è un giovane determinato e con grandi capacità. Vi dimostrerà come un'amministrazione virtuosa lavora nell'interesse del bene comune. Ciao a tutti, sono Antonio Bevilacqua, neo sindaco di Pietraversia. A giugno abbiamo avuto questa bellissima soddisfazione di diventare classe dirigente di un piccolo comune del centro Sicilia. Io, assieme a tutta la squadra che mi ha accompagnato e che tuttora mi accompagna in questa, devo dire, bellissima avventura. Abbiamo una giunta fra le più giovani d'Italia, un consiglio comunale fra i più giovani in Italia, età media al di sotto dei 30 anni per la giunta, dei 35 per il consiglio comunale. Abbiamo la voglia di dimostrare che la politica può essere fatta anche in maniera diversa e lo stiamo dimostrando con i fatti. Abbiamo avuto anche la fortuna di avere un'ondata di partecipazione non soltanto prima delle elezioni, nei comizi, negli incontri pubblici che abbiamo avuto per convincere la gente a votarci, ma soprattutto dopo. Le persone ci hanno seguito e continuano a seguirci, spingendoci a fare sempre il più possibile. Siamo riusciti a portare la pulizia e l'ordine anche nel mercato settimanale che si svolge nel nostro comune. È un piccolo aspetto che ci fa capire come, impegnandoci però nelle singole cose e nelle singole problematiche, si possano ottenere anche dei buoni risultati. Abbiamo avuto dei problemi, ad esempio, a fare partire il servizio mensa, perché il comune non aveva il bilancio e non aveva la possibilità di compartecipare. Allora tutto il costo del servizio sarebbe dovuto gravare sulle famiglie. Ci siamo riuniti, abbiamo valutato che era l'occasione giusta per destinare la parte delle indennità a cui rinunciamo a un'opera di rilievo e di utilità sociale. Quindi abbiamo destinato appunto queste nostre indennità a coprire quello che il comune ancora non poteva fare, perché appunto in assenza di bilancio. Adesso abbiamo risolto con l'approvazione del bilancio. Abbiamo introdotto tutta una serie di regolamenti, fra cui il baratto amministrativo, il bilancio partecipato, con cui i cittadini ci hanno chiesto maggiori telecamere nel paese, nonché tutta un'altra serie di interventi che pian piano realizzeremo. Abbiamo introdotto anche il regolamento dei buoni lavoro, dei voucher, con cui daremo la possibilità anche alle famiglie, alle persone che sono più in difficoltà, a fare dei piccoli lavoretti nel comune e a dare anche loro un contributo, avendo anche un piccolo guadagno. Stiamo facendo partire, anche qui con la voglia di partecipare delle persone, alla raccolta differenziata. Considerate che attualmente, o meglio da quando ci siamo insediati, la percentuale di raccolta differenziata è pari a zero. Non potevamo che migliorare, e soltanto con l'uso di quello che già c'era, cioè ad esempio le campane di raccolta differenziata, e spiegando alle persone che quel determinato sistema funziona, e facendogli vedere che la raccolta e le campane vengono effettivamente svuotate e che ci può essere un guadagno, siamo già partiti. Naturalmente vogliamo migliorare e lo faremo con una gestione pubblica, possibilmente direttamente comunale, della raccolta differenziata, nonché con una gestione pubblica dell'acqua. Proprio oggi abbiamo deliberato in giunta di ritornare alla gestione pubblica dell'acqua. Queste, diciamo, sono le cose, parte delle cose che abbiamo già fatto, ma quello che è importante, e lo ripeto, è che la popolazione è con noi, la popolazione ci accompagna, ci vuole dare un suo contributo costantemente. Noi ci crediamo, lavoreremo su questo e vedrete che ci saranno tante altre buone notizie dal Comune di Pietraversia.